questa scuola di formazione teologica in verità non nasce ora, è la continuazione di una storia che è partita nel lontano 1977. Questa storia della scuola di formazione teologica è vissuta per vari anni intrecciata con quella dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose. La novità di quest'anno è che c'è una divaricazione. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose è una realtà del tutto accademica, mentre questa scuola di formazione teologica vive una vita propria, diciamo così, da quest'anno, come fu all'inizio della sua storia, offrendo dei percorsi di studio della teologia organici, seri, variegati, ma senza un profilo strettamente accademico. La sede centrale di questa scuola di formazione teologica è qui, presso il seminario, dove ha sede anche la facoltà teologica dell'Emilia Romagna, e nella sede centrale l'offerta formativa si articola su 3 giorni, lunedì pomeriggio sera, venerdì pomeriggio sera e sabato mattina. Laici, religiose o religiosi che cercano una formazione personale o in vista di una attività pastorale più qualificata, perché in gran parte sono catechisti, comunque persone che operano già all'interno delle parrocchie, o comunque cercano una formazione personale più strutturata, più profonda, quindi appunto un percorso che non sia fatto semplicemente di conferenze, ma di serie di lezioni organicamente pensate.